prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il Santissimo Nome di Gesù, Giuseppe e Maria. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del cielo e della terra. La gloria degli angeli e dei santi. Siamo peccatori, nati di cuori, Maria di Mamma, prega per noi. Siamo peccatori, ma figli tuoi, Maria di Mamma, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, principio e sempre, nei secoli, lodato sempre sia il Santissimo Nome di Gesù, Giuseppe e Maria. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inverno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo gemendo e piangendo in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pio, dolce Vergine Maria. Cuore di Gesù, che avete comandato gli apostoli, andate in tutto il mondo e predicate l'Vangelo a tutti gli uomini. Vedete quando popoli giacciono ancora nelle tenebre e nell'ombra di morte. Benedite le fatiche e le preghiere dei vostri missionari. Suscitate al vostro popolo l'azione missionaria. Fate comprendere a tutti i cristiani il dovere di cooperare alla dilatazione del vostro regno con la preghiera e con la carità. Fate che presto tutta l'umanità viva nella vostra fede e nel vostro amore. Regina dei cieli, rallegrati. Cristo, che hai portato nel grembo, è risorto come aveva promesso. Prega il Signore per noi. Rallegrati, Vergine Maria. Il Signore è veramente risorto. Oh Dio, nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero. Per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, e ti fui affidato dalla pietà celeste, amo. Eterno riposo dona loro, Signore, splendi ad essi la luce perpetua, riposino in pace e amo. A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo, e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio, dopo quello della tua santissima sposa. Dei per il sacro vincolo di carità che ti strinza all'Immacolata Vergine Maria e Madre di Dio, e per l'amore paterno che portaste al fanciullo Gesù, riguarda, te ne preghiamo con occhio benigno la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo sangue, e col tuo potere d'aiuto sovviene ai nostri bisogni. Proteggio, provvedo, custode della divina famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo. Allontana da noi, o Padre amatissimo, gli errori e i vizi che ammorbano il mondo. Assistici propizio dal cielo in questa lotta contro il potere delle tenebre, con nostro fortissimo protettore. E come un demo salvasti dalla morte la minacciata vita del corpoletto Gesù, così ora difende la Santa Chiesa di Dio dallo stilenzito da ogni avversità. Estendo ogni ora sopra ciascuno di noi il tuo patrocinio, affinché tu sembri, mediante il tuo soccorso, possiamo virtuosamente vivere, viamente morire, conseguire l'eterna beatitudine in cielo, amen, secondo l'intenzione del Sommo Pontefice, per l'acquisto delle sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Maria, Madre della Chiesa. Oh Maria.
avranno la gloria. Alleluia, alleluia, alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, prima di celebrare questi santi misteri, riconosciamoci bisognosi della misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini. Ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Tu che togli i peccati del mondo, togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siede, preghiamo. O Dio, che ci hai redenti nel Cristo tuo Figlio messo a morte per i nostri peccati e risuscitato alla vita immortale, confermaci con il tuo Spirito di verità, perché nella gioia che viene da te siamo pronti a rispondere a chiunque ci domandi ragione della speranza che è in noi. Per il nostro Signore Gesù Cristo tuo Figlio che è Dio, e vive regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Filippo, sceso in una città della Samaria, predicava loro il Cristo e le folle unanimi prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti, da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti, e vi fu grande gioia in quella città. Frattanto gli apostoli a Gerusalemme seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo. Non era infatti ancora disceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. Parola di Dio. Acclamate Dio voi tutti della terra. Acclamate Dio voi tutti della terra. Cantate la gloria del suo nome. Dategli gloria con la lode. Dite a Dio, terribili sono le tue opere. Acclamate Dio voi tutti della terra. A te si prostri tutta la terra, a te canti inni, canti al tuo nome. Venite e vedete le opere di Dio,
terribile nel suo agire sugli uomini. Egli cambiò il mare in terraferma, passarono a piedi il fiume. Per questo in lui esultiamo di gioia, con la sua forza domina in eterno. Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, e narrerò quanto per me ha fatto. Sia benedetto Dio, che non ha respinto la mia preghiera, non mi ha negato la sua misericordia. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia, questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangono svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. Se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che facendo il male, perché anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. Parola di Dio. Alleluia, 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 alleluia. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. E io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre. Lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi, ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Parola del Signore. Gesù sta preparando i suoi apostoli alla sua ascensione al cielo. Infatti domenica prossima celebreremo questa festa, ma nello stesso tempo promette loro il dono dello Spirito Santo, dicendo loro che non li lascerà orfani, ma proprio sarà la presenza dello Spirito Santo a guidarli nella verità, a guidarli nella comprensione del mistero divino, a far sentire anzi la stessa presenza di Dio in loro, perché lo Spirito Santo è Dio che si fa
presente in coloro che lo ricevono, e per riceverlo bisogna ascoltare la parola di Dio, bisogna amare il Signore, bisogna sentire questo afflato affinché il Signore, al Signore sia aperto il cuore, sia aperta la mente, sia aperta la propria vita, credendo e manifestando la propria fede. Ed è quello che noi desideriamo fare proprio in questi giorni. Desideriamo aprirci sempre di più alla parola del Signore, ascoltarla, viverla, metterla in pratica. Chi osserva i miei comandamenti, abbiamo ascoltato, no? Questi mi ama, e chi mi ama è amato anche dal Padre mio, e quindi sarà capace di accogliere la manifestazione della mia presenza, quella presenza che Gesù assicura per sempre, sarà con voi fino alla fine dei tempi. E allora in questi giorni noi dobbiamo sentirci proprio spinti a cercare il Signore, a chiedere il dono dello Spirito Santo, a invocarlo perché possa farci sentire la gioia di appartenere a Cristo nella sua Chiesa, quella Chiesa che vedete già si diffonde nella prima lettura. La regione della Samaria viene investita dall'annunzio della parola di Dio tramite Filippo, e questi accolgono benevolmente la parola del Signore. Ed è poi la comunità degli apostoli, i rappresentanti di questa comunità di Gerusalemme, che andranno in Samaria per imporre le mani e donare loro lo Spirito Santo, e quindi completare l'azione di Filippo, che aveva annunziato la parola e che avevano accolto questa parola di Gesù ed erano stati battezzati. Ma dice la Scrittura, non avevano ancora ricevuto il dono dello Spirito Santo, e saranno Pietro e Giovanni, questi apostoli, che andranno lì in Samaria per imporre loro le mani, far sentire il dono dello Spirito che li unisce alla comunità degli apostoli, alla Chiesa, e che li unisce a Cristo in maniera piena. Completano, possiamo dire, l'iniziazione cristiana. Quello che avevano ricevuto con il battesimo lo completano con il dono, l'imposizione delle mani, il dono dello Spirito Santo, e come facciamo noi oggi con la cresima. Si riceve il battesimo, anche se nel battesimo già è dato lo Spirito, ma la cresima diventa confermazione di quello che si è ricevuto e completa l'iniziazione cristiana. Ed ecco che questo completamento dell'iniziazione cristiana porta ad appartenere alla Chiesa in maniera matura, consapevole e responsabile. È quello che noi oggi vogliamo sentire, vogliamo sentirci proprio animati dallo Spirito Santo che ci fa capire il dono che abbiamo ricevuto prezioso di Gesù Cristo, che ci ha inviato il suo Spirito e che ci fa sentire appartenenti al Padre, al Figlio, e lo vogliamo vivere anche come annunzio della parola che ci è stata data, quella parola che noi dobbiamo proclamare, annunziare. E in questi giorni lo stiamo facendo accompagnati dalla Beata Vergine Maria, attraverso la Peregrinazio Maria. Stiamo girando nelle case, stiamo girando nelle vie del quartiere della nostra parrocchia, e stiamo annunziando la bellezza di stare con Gesù in Maria, pregando, invocando la Beata Vergine Maria, colei che ci porta a Cristo, colei che ci fa sentire la presenza materna e che ci guida e ci indica Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Lei, che era presente il giorno di Pentecoste con gli Apostoli, lei che appunto ancora è presente nella nostra comunità, nella comunità che prega, che invoca il Signore, è lei che ci sostiene in questa preghiera. La vogliamo vivere veramente intensamente questi altri 10 giorni che ci rimangono. Vogliamo viverla con questo desiderio di essere sempre più uniti a Cristo Gesù mediante Maria, tramite Maria, la sua madre e nostra madre. E dobbiamo sentirci spinti a dare l'annunzio della buona novella,
perché è come se fosse una piccola missione che stiamo svolgendo, che stiamo facendo. La missione di riannunziare Gesù Cristo tramite Maria, tramite la preghiera, una preghiera costante, continua, giornaliera, che ci porta a coinvolgere famiglie, vicinato, proprio per dire in Maria vogliamo rivivere la bellezza di stare in preghiera e pregare con lei il Signore. E questo diventa segno visibile di una comunità che vuole sempre di più riavvicinarsi al Signore, vuole ritrovare quel momento forte e intenso di condivisione, di avvicinamento, di partecipazione a quella che è la fede, la speranza, la carità che contraddistingue i cristiani. Date speranza a quelli che vi chiedono, diceva San Pietro, e noi dobbiamo dare speranza, cioè dobbiamo dare ragione a quelli che ci chiedono della nostra speranza. Dobbiamo dare la ragione per il fatto che noi preghiamo la Beata Vergine Maria, preghiamo il Signore. È importante la preghiera, è importante questo evento che noi stiamo celebrando. La preghiera non è perdita di tempo, la preghiera è dialogo con il Signore, la preghiera è comunione con il Signore, è partecipazione alla vita divina. E poi, sapendo che in questo Maria ci sostiene, diventa ancora di più coinvolgente, perché ci sentiamo non soli, non abbandonati a noi stessi, ma anzi sostenuti dalla grazia e dalla presenza della Beata Vergine Maria. Allora, oggi vogliamo continuare ad affermare il nostro impegno a quella che è la parola del Signore, a quello che è l'invito della parola del Signore, a quello che è la missione che Maria ci sta aiutando in questi giorni a compiere, a fare in mezzo a noi. Allora, con questa gratitudine, oggi vogliamo anche ricordare che insieme a Maria ci sono i santi, c'è in particolare Santa Rita. Domani celebriamo la festa di Santa Rita, domani sera alle ore 19 in questa chiesa vogliamo pure mantenere viva ancora quell'entusiasmo di rivolgerci anche ai santi, quindi anche a Santa Rita, anche se non è messa qui davanti perché non c'è la Madonna questa volta, finché non arriva l'ascensione, voi sapete che il Cristo rimane lì, la Madonna nel posto dove si trova e Santa Rita rimane nella sua nicchia. Però questo non toglie che non si celebra domani che è il giorno di Santa Rita. Si porterà tutti la rosa per poter essere benedetta e diventa proprio anche un segno, il segno della comunione dei santi che partecipa a quella che è la vita divina, la vita anche della Chiesa peregrinante. Per questo ci possiamo anche rivolgere e non dimenticare che proprio il giorno 13 di maggio Papa Francesco ha canonizzato i santi Francesco e Giacinta, che sono esposti lì nei banner. Ecco, questi santi, la comunità dei santi ci aiuti, Santa Rita, ci aiutino a fare questo nostro cammino di vita cristiana per poter testimoniare la nostra fede e sentire non solo il desiderio di invocarli, di pregarli, ma anche quello di emularli, di imitare questi santi, imitandoli nella loro fede e nella loro testimonianza di carità e di testimonianza anche eroica, di adesione piena al Signore. In piedi professiamo la nostra fede. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, il risorto ci assicura che non siamo orfani. Egli è ancora presente in mezzo a noi per mezzo del suo Santo Spirito, che ora con fede invochiamo. Donaci, Signore, il tuo Santo Spirito. Donaci, Signore, il tuo Santo Spirito. Per la Chiesa, chiamata ad annunciare il Vangelo della giustizia e della pace, fra il rumore delle armi e il flagello della povertà, preghiamo. Donaci, Signore, il tuo Santo Spirito. Per coloro che hanno responsabilità verso gli altri, per i governanti, i genitori, gli insegnanti, e per quanti sono in qualche modo chiamati ad essere educatori delle nuove generazioni, preghiamo. Donaci, Signore, il tuo Santo Spirito. Per le nostre famiglie, e specialmente per quelle dove sono presenti infermi, malati e situazioni di conflitto e solitudine, preghiamo. Donaci, Signore, il tuo Santo Spirito. Per ciascuno di noi, per quanti portiamo nel nostro cuore, per coloro che ci fanno del bene e anche per quelli che ci fanno soffrire, preghiamo. Donaci, Signore, il tuo Santo Spirito. Vogliamo pregare per i bambini che oggi hanno ricevuto la prima comunione nella parrocchia Maria Ausiliatrice, San Giovanni Bosco. Ci sono stati anche battesimi e cresime. Preghiamo per questi affinché possano gioire e vivere in continuità questa loro gioia per aver ricevuto il dono di Cristo Gesù, il corpo e il sangue di Cristo che li sostiene nella vita, nel loro cammino, e perché possano sentire sempre questa gioia di appartenere a Lui e di essere in comunione intima con Cristo Gesù, preghiamo. Preghiamo per i nostri giovani, perché possano sentire il richiamo del Signore, la voce di Cristo che li chiama a guardare Lui e a interrogarsi su Cristo, sulla loro fede, perché possano scoprire la bellezza di conoscerlo e di appartenergli, preghiamo. Preghiamo per tutte le persone che sono a lista per queste amministrative, proprio perché possono vivere serenamente questi giorni e poter pensare a quello che sarà una consultazione che poi li deve portare ad ammettere l'impegno di operare per il bene del Paese, preghiamo. Preghiamo per i nostri fratelli defunti, per Buttiglieri Giuseppe, Di Martino Sebastiano, Crocifissa e Angela, perché il Signore dia loro di partecipare della beatitudine eterna nel suo regno di luce, pace e amore, preghiamo. Padre di infinita misericordia, per il dono del tuo Santo Spirito, fa che l'amore trionfi sull'odio e su ogni forma di egoismo e il mondo intero accolga colui che tu hai inviato per la nostra salvezza, il Signore nostro Gesù Cristo, che vive e regna nei secoli dei secoli.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria per il suo nome, per il bene nostro di tutta la sua Santa Chiesa. Accogli, Signore, l'offerta del nostro sacrificio, perché rinnovati nello Spirito possiamo rispondere sempre meglio all'opera della tua redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In atto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere è fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, oh Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. In Lui, vincitore del peccato e della morte, l'universo risorge e si rinnova, e l'uomo ritorna alle sorgenti della vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore, e proclamiamo la tua risurrezione in attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri,
e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo è il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Rosario, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della Tua Chiesa e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Nello spirito del Cristo risorto, datevi un segno di pace. Pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati, abbi pietà di me, Agnello di Dio che togli i peccati. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
Preghiamo. Dio grande e misericordioso, che nel Signore risorto riporti l'umanità alla speranza eterna, accresci in noi l'efficacia del mistero pasquale con la forza di questo sacramento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Vi do degli avvisi. Come avete sentito, continua la Peregrinatio Mariae. Stasera la Madonnina si trova in via Zacco dalla famiglia Ida e Michele Carluzzo e andrà nella via Regina Elena mediante la via Bartoli e poi 4 novembre, quindi Regina Elena, e nelle famiglie Donzella e Attardo. Domani, come abbiamo detto, già c'è la festa di Santa Rita. Giorno 31 maggio, l'ultimo giorno del mese di maggio della Peregrinatio Mariae, ci sarà il sorteggio che è stato fatto, che è stato promosso per i bambini che hanno il labbro leporino. C'è stata, diciamo, il gruppo della Madonna del Carmelo che si sono interessati per questa iniziativa, e ci sarà il sorteggio di quelle che sono state dei premi che sono stati preparati sono lavori a mano di tovaglie eccetera. Poi un altro avviso è che ad agosto e a settembre c'è la possibilità con l'Unitas di andare a Lourdes, a questo pellegrinaggio di Lourdes. Per quanto riguarda il pellegrinaggio di Fatima, con l'Unitas già l'aereo è pieno, non c'è neanche un posto. E quindi chi vuole può partecipare invece a questo pellegrinaggio di Lourdes, o ad agosto, dal 17 al 21 agosto in aereo, o a settembre, dal 21 al 25 settembre in aereo. Invece, se qualcuno vuole partire a settembre col treno, è dal 19 al 26 settembre. Pensateci, se c'è qualcuno intenzionato me lo faccia sapere, perché quelli dell'Unitas lo vogliono sapere entro metà giugno. Entro metà giugno vogliono una risposta, perché intanto prima possibile, per evitare che poi, soprattutto per l'aereo, non ci siano posti. Quindi chi ha già mezza intenzione di partecipare me lo può far sapere. Ecco, adesso concludiamo con la benedizione. Accendiamo pure il cero e il flambeau al cero. Partiremo in processione da qui fino alla via Zacco, la croce davanti, i bambini, poi tutti gli altri. I flambò non ce l'abbiamo qui, sono rimasti nella casa in via Zacco, quindi andiamo a accendere poi lì i flambò, va bene? Ora accendiamo solo i tre necessari per la processione. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La celebrazione è finita in Cristo Gesù, andiamo in pace. Un canto alla Madonna.